Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del RFC Academy con Alessio San Martino, che da noi svolge in contemporanea due ruoli. Quest'anno è l'allenatore dell'Under 16, oltre ad essere il match analyst della prima squadra. Partiamo dal tuo impiego come settore giovanile, quindi nella passata stagione tu eri l'allenatore degli esordienti, quest'anno sei passato ad una categoria agonistica, gli Under 16. Che cosa è cambiato nel vostro modo di lavorare, cambiando la categoria, sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista psicologico, nel dover affrontare dei ragazzi con un'età sicuramente diversa? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio Claudio Treggia per questa opportunità. Ma sicuramente è cambiato l'approccio perché comunque l'anno scorso allenavo dei ragazzini, dei bambini tra virgolette, e quest'anno invece ho dei ragazzi che si approcciano al mondo dei grandi. Quindi sono cambiati i carichi di lavoro, quindi dalla parte tecnico-tattica alla parte atletica e questo è cambiato. Questi primi mesi di lavoro con la nuova squadra, come stanno andando? Che risposte stanno dando i ragazzi sul campo? No, direi molto bene. Siamo molto contenti di quello che hanno fatto. E io sono un allenatore che pretende tanto durante l'allenamento, che chiede massimo impegno, massima serietà. Mi aspetto da loro una crescita collettiva e individuale soprattutto. E il mio obiettivo è comunque portare questi giocatori a giocare nelle categorie superiori anche, se nel caso ci fosse bisogno. Lo stavamo anticipando prima, tu hai anche il patentino da match analyst. Volevamo chiederti da dove nasce questa passione per questa nuova branca, diciamo, del mondo del calcio che sta andando molto, e se questo tipo di analisi tu la applichi soltanto al lavoro che fai in prima squadra o è una cosa che viene fatta anche sulle squadre del settore giovanile. Ma guarda, è nata casualmente, ti dico la verità. Sono molto innamorato della parte tattica, quindi mi piace molto lavorare sulla parte tattica e provare a cercare una soluzione per vincere la partita. A differenza della prima squadra, dove ringrazio il presidente, il direttore Zignani e Grammatica per l'opportunità di lavorare insieme quotidianamente col mister Dossena e il suo staff. La differenza è che rispetto alla Serie D, quindi la categoria che sta facendo la prima squadra, la differenza è che trovi le partite, le studi, fai il video, fai il montaggio e lo fai vedere alla squadra. Invece qui negli allievi questo non si può fare, quindi direttamente andiamo alla domenica e cerchiamo di affrontare gli avversari e poi cercare di una soluzione per vincere la partita. Facciamo quello che facciamo con questi ragazzi è il giorno seguente alla partita, analizzare gli errori, le cose positive e le cose negative e cercare di migliorarci. Come altri allenatori della nostra Academy, anche tu in passato hai avuto il piacere di indossare la maglia del Ravenna come calciatore. Che ricordi hai di quel periodo e quali sono i valori che da ex calciatore del Ravenna puoi trasmettere a questi ragazzi? Ma guarda, è un ricordo penso bellissimo per la mia breve carriera da calciatore. Tra l'altro sono un ravennate, quindi sono nato a Ravenna, tifo Ravenna da quando veramente sono piccolo. E guarda, il ricordo che ho più bello è innanzitutto vincere il campionato, perché io ho vinto il campionato di promozione giocando con gente come Rispoli, come Padovani, come Omar Roma. Quindi è stata una grandissima soddisfazione. Poi penso di avere un ricordo che penso non cancellerò mai dalla mia testa, è quello di aver segnato al debutto a Verucchio nel famoso 6-1 e aver esultato insieme alla mia famiglia che era lì presente e insieme allo spicchio dei tifosi. Che cosa puoi trasmettere di questa esperienza ai nostri ragazzi? Ma guarda, io gli ho detto, abbiamo iniziato il 9 agosto con questi ragazzi. Io gli ho detto cercate di sognare sempre e di cercare di ambire a giocare in prima squadra, perché io ce l'ho fatta. Io 3 anni prima ero negli allievi, 3 anni dopo mi sono ritrovato a giocare al Benelli. Quindi quello che io ho detto è non mollate mai, cerchiamo di migliorarci sempre, di provarci, perché sognare non costa nulla.